È 18 aprile del 2021 quando in queste acque viene ritrovato il corpo senza vita di Polina Kocelenko, una giovane donna di 35 anni, un'ex modella di origine russa, criminologa con la passione per i cani. Siamo circa 800 metri dal luogo in cui è stato ritrovato il corpo senza vita di Polina ed è qui che sono stati ritrovati alcuni oggetti personali, tra cui gli auricolari, il cellulare e 4 guinzagli. Polina era una bravissima nuotatrice, possibile che sia annegata proprio qui, nel canale Cavour, le cui acque raggiungono una profondità di circa 1,5 metri, 2 metri. Qualcuno ha fatto del male a Polina, sul suo corpo i segni di una possibile colluttazione. In procura oggi si indaga per omicidio. L'avvocatessa qui con noi, Tiziana Barella, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a Massimo Lugli, Maffei, Parsi, sono rimaste, Giovanni Terzi, collegato con Skype, buongiorno. Allora, la nostra buongiorno. Maria Grazia San Rocco. Ciao, insieme alla mamma di Polina. Io, se mi permettete, vorrei mandare questa ricostruzione per far capire ai nostri amici a casa, al nostro pubblico, che cosa è successo. Credetemi che è tutto paradossale, come sempre accade quando vogliono far passare che una donna non ce la faceva più, e si è gittata a mare, si è buttata in un canale. No, no. Non è così. E la procura adesso vuole vederci chiaro. Guardate. E io ho visto come tutte le sere che lei prendeva andava via con i cani. A che ora? Verso le 7, 7:30. Io poi non l'ho più vista ritornare indietro. Cos'è accaduto a Polina Kocelenko, la 35enne residente a Valeggio, in provincia di Pavia, ritrovata morta nel canale Cavour il 18 aprile del 2021? È stata uccisa o si è trattato di un incidente? Da subito gli inquirenti hanno pensato ad un incidente, ad una tragica fatalità. Il corpo della donna, abile nuotatrice, è stato ritrovato in questo canale. Uscì di casa con i suoi cani, 2 dei quali non sono mai stati ritrovati. Potrebbe davvero essere caduta in acqua per salvare i suoi cuccioli? I cani non affogano. Oddio, se proprio vuole aiutarli e tirarli fuori, ma vai lì e li prendi. Se sa nuotare, ma qui come si fa? Ma da negare lì, per me è stato ucciso, non può succedere un fatto del genere qui, dai. Dunque qualcuno potrebbe averle fatto del male in questo punto, poco distante dal luogo in cui è stata ritrovata, per poi lasciarla cadere in acqua? E se sì, perché? Forse proprio per quei cuccioli particolarmente costosi? Poco più avanti, adagiati sul terreno, alcuni oggetti personali della donna, uno accanto all'altro. Gli abiti indossati al momento del ritrovamento presentavano degli strappi che non sarebbero spiegabili con una caduta. Sul corpo evidenti segni, forse di una colluttazione? Dopo la morte di Polina, qualcuno che probabilmente conosceva le sue credenziali avrebbe cancellato dal profilo social post e geolocalizzazioni. Il suo è stato forse un delitto passionale? Una persona avrebbe notato qualcosa di insolito. Chi era l'uomo misterioso visto da un vicino di casa? Era a bordo di una macchina grigia e avrebbe trascorso una notte con lei. Ascoltiamo questa testimonianza e poi parliamo con la mamma. Sentite. Io ho visto solo un giorno una macchina, un monovolume, grigio metallizzato. Qui ha parcheggiato la macchina qui. E penso che stava aspettando lei che gli aprisse o qualcosa del genere. E poi dopo io alla sera, intorno alle 7:30, 8, sempre esco con i cani. E, cioè, adesso c'erano le piante, però uguale vedevo. Certo. Vedevo dentro. E ho visto che c'era dentro la macchina. Poi il giorno dopo, a mezzogiorno, non l'ho più vista. Quindi, cioè, no, sono uscito ed era ancora dentro. Poi dopo io sono tornato, ma intorno a mezzogiorno, magari a luna, e non c'era più la macchina. Quindi penso che abbia dormito qui. Era un uomo? Sì, sì, su 45 anni più o meno, un po' più basso di me, e
Niente, poi avevo un po' i capelli corti, ma spruzzolato, sì. L'ho visto solo quel giorno lì. Lo riconosceresti? Sono passato, no. Non lo riconosceresti? No, mi hanno fatto vedere delle foto, ma non... Ho detto che uno potrebbe assomigliare, ma sinceramente non... Cioè, non posso dire che... Non potrei mai dire che sia lui. Allora, questa testimonianza diventa davvero... fondamentale. Chi è quest'uomo misterioso? Maria Grazia Sarrocco, a te. E poi c'è il mistero dei cani, ma adesso ne parliamo perché abbiamo anche delle immagini da mandare. Sì, buongiorno Leonora, buongiorno a tutti. È davvero avvolta nel mistero la morte di Polina, di questa bellissima ragazza di 35 anni. L'abbiamo sentito anche da questo testimone, un vicino di casa che dice di aver notato una macchina di colore grigio, ma soprattutto di aver visto quest'uomo. Visto molto velocemente un uomo, noi qui accanto abbiamo la signora Anna, che è la mamma di Polina, un uomo di cui non si sa assolutamente nulla, Alla. Tu hai lanciato diversi appelli, ma quest'uomo non si è mai presentato. No, non si è mai presentato nessuno per ora. Polina ti aveva parlato di un uomo in particolare, di qualcuno che in quel momento stesse frequentando la casa o lei? No, assolutamente no. Non mi ha parlato nulla. Niente, chi potrebbe essere quest'uomo che quella notte o comunque una notte, questa persona non ricordava esattamente il periodo, avrebbe passato del tempo a casa di Polina? Mia figlia aveva diverse amicizie sia a Torino sia in ambito cinofilo, per cui ovviamente una figlia grande non fa la sua vita, certo. Fa le sue esperienze, per cui io non ero al corrente assolutamente. Ma sarebbe importante sapere qualcosa in più in merito a quest'uomo. Maria Grazia, scusami, di questo una curiosità che mi viene così. Di quest'uomo misterioso, brizzolato, questa testimonianza che tu hai raccolto con grande professionalità, quando si è saputo? Subito? Ma sì, nell'immediatezza, perché questo testimone comunque è stato ascoltato dagli inquirenti, lui ha visto delle foto, gli sono state mostrate e avrebbe riconosciuto una persona, ma dice non ne sono certo, non sono certo che fosse davvero quell'uomo che si trovava in casa di Polina. Ecco, allora la domanda è questa. Diciamo che ne ha parlato nell'immediatezza. Ecco, la domanda è questa. Le indagini su quest'uomo misterioso... come sono andate avanti? Perché se un testimone dice ho visto un uomo brizzolato, lo descrive, no? Poco meno alto di me, era lì la macchina, ha dato dei dettagli, tantissimi dettagli, sui quali gli inquirenti avranno, immagino, lavorato. È possibile che in quella zona dove comunque ci sono telecamere ci sono... dove si passa con un'automobile con una targa che è individuabile, è possibile che quest'uomo non sia stato individuato attraverso un percorso di strada, no? Nel racconto del testimone chiave in questa storia? E al momento, Eleonora, non abbiamo dati in merito a quest'uomo. Dobbiamo dire che abbiamo chiesto anche alle persone che vivono nella stessa zona in cui viveva Polina, nessuno ha mai notato questa macchina e nessuno ha mai visto quest'uomo. Probabilmente è andato lì una sola volta o comunque negli orari in cui non è stato visto. L'unico testimone è questo vicino di casa. Allora, avvocatessa, mi scusi, che cosa chiedete innanzitutto? E non le pare strano che non abbiano cercato le telecamere? Allora, in realtà in zona noi abbiamo fatto diversi sopralluoghi anche attraverso la nostra equip investigativa e telecamere in zona non ce ne sono, però è anche vero, noi abbiamo sempre detto contestualizzate, perché Polina è una laureata in legge, non è soltanto una bellissima modella, certo. È una criminologa, peraltro con una tesi interessantissima sulle tecniche di decodifica della menzogna. E ovviamente questa cosa è talmente importante da impedire di sottovalutare certi elementi. La contestualizzazione, le prime cose che si insegnano proprio anche all'università, direi, o alle tecniche, ecco, proprio per negli studi criminologici.
Quindi contestualizzazione, non perché le differenti morti possono avere un taglio diverso, ci dispiace sempre quando muore qualcuno, ma da un punto di vista investigativo, squisitamente investigativo, abbiamo la necessità di realizzare un profiling proprio della, in questo caso, di Pollino. Il telefonino che cosa ha detto? Beh, e qui ci sono tanti elementi di cui purtroppo, perdonatemi, non posso proprio esprimermi. E diciamo che sicuramente c'è anche Alla in studio, insomma in diretta potrà sicuramente aggiungere lei alcuni particolari. Sono stati ritrovati gli oggetti su un punto più pericoloso del canale Rigo, che abbiamo visto tra l'altro durante il servizio in onda. Il punto effettivamente più pericoloso di tutti questi canaletti, che non sono fiumi, attenzione, sono dei canali piccoli. È vero che si può morire anche in pochi centimetri d'acqua nel momento in cui si ha un malore, ma Polina era una nuotatrice abile, una ragazza piena di salute, non aveva malori, sono stati effettuati degli esami autoptici, cioè voglio dire, quindi tutta una serie di considerazioni. È un mistero nel mistero. Sì. E poi ci sono i cani, i sei cani. Di questi sei cani, due spariscono, allora sono cani di razza. All'inizio si era pensato anche che qualcuno volesse rubare questi cani perché appunto sono cani di grande pregio, insomma. Abbiamo una clip, mandiamola in onda un attimo. Buffer! E cuccioli adulti. E pare criminale. Allora, sono spariti due cuccioli di pastore tedesco. Alla ovviamente nella... Appena so. Meredita, puoi immaginare la madre che non, cosa proprio, non sa che cosa gli è successo. Tra l'altro capisco questa disperazione, perché poi, sai, un incidente, qualche cosa, anche un delitto che tu puoi... ma quando è così non hai nessuna notizia, nessun orientamento. Tra l'altro sparisce questa donna e spariscono gli animali. Sai che aveva delle caratteristiche di normalità, persona oltre che bellissima, vedi il meccanismo, sempre soltanto sulla bellezza, il fatto che era criminologa, il fatto che amava gli animali, cioè c'era una personalità ampia da descrivere, molto. E poi anche da sottolineare. L'aspetto noi dei cani secondo me è centrale, perché lei amava particolarmente il suo lavoro e amava questi cani, per cui io immagino che a qualsiasi aggressione questi cani avrebbero comunque sarebbero intervenuti, avrebbero qualcosa, avranno mosso sul terreno. Se mi è consentito, qualcosa che non ritorna. Cerco di ragionare sui fatti e non sulle ipotesi anche suggestive, né sui sentimenti, perché quando si analizza un omicidio una morte, bisogna allora, punto. Il furto dei cani non può essere un movente, fa ridere. Perché ma infatti il è stato fatto poi che i cani valgano 5.000 euro l'uno, se tu mi interrompi mentre faccio un ragionamento, io non lo faccio mai, abbi pazienza. Hai ragione. Allora, due cani valgono 5.000 euro l'uno, se tu li compri in un circuito regolare con pedigree e tutto. Sì. Questi cani sono microchippati, quindi... mi diceva l'avvocatessa, quindi individuabili, non valgono niente. Viene fatto sul mercato anche il prelievo del DNA. Viene fatto anche il prelievo del DNA. Di conseguenza sul mercato clandestino verranno poche centinaia di euro. Possiamo ragionevolmente pensare che una signora viene seguita, buttata a mare, con sei cani al seguito, il rischio che il cane reagisca, ammesso che sia addestrata a reagire, perché non è così automatico, per rubare due cani che varranno 300 euro, 400 euro, non ci credo. Allora che cosa posso credere? All'uomo misterioso. Però attenzione, perché se vogliamo ragionare, come dire, razionalmente e non imbarcarci, l'ipotesi iniziale della procura, si sfiora anche il suicidio, che è ridicolo. Però l'incidente, col fatto che questa ragazza altruista, amante degli animali, cadono due cuccioli, si tenta di recuperarli, fa un freddo bestiale, è mattina, è impacciata dagli indumenti, intrisi d'acqua, si muore, anche se uno sa nuotare. Poi non credo che fosse una nuotatrice olimpica, sapeva nuotare bene.
Questo non significa nulla, acqua fangosa, gelida, quindi è presumibile, non hanno trovato i corpi dei cani. Sì, ma vi ricordo che il corpo del padre di Benno non è mai stato trovato ed è più grosso di quello. Sì, però è un po' diverso, scusami, quei fiumiciattoli lì rispetto a dove è stato buttato il corpo del padre di Benno, perdonami. No, scusami, ma no, Massimo, ma tu l'hai visto? Scusa, possiamo mandare anche le immagini, no? Anche dove stavano nuotando sti cagnolini? Ecco, ti prego, cioè è uno Massimo, scusa, che sia un omicidio. Cioè, non puoi paragonare qualcuno... dove è stato trovato il corpo del papà o della mamma di Benno Neumayer con questo pezzettino d'acqua pezzettino dove, d'acqua, scusami, corrente. I cani poi nemmeno peraltro nuotano tortuoso. Perché ma stanno allora con le zampe credere. A mollo, vogliamo dai. Che un omicida si porta via vorremmo che non fosse archiviato ciò che non è stato assolutamente. Allora, non è stato a credere, perdonami Massimo. Giustamente ha ottenuto... Perché se... Scusami, posso dire anche una cosa? Io credo che se un'auto è passata in questo luogo, evidentemente l'autista o chi per lui si sarebbe presentato alle forze dell'ordine, visto che ne stiamo parlando da mesi, se qualcosa non ci fosse dietro che non quadra. Si sarebbe presentato a testimoniare. Ripeto, io allora, ho l'abitudine di ragionare. Io voglio dire una cosa anche per rispetto della mamma che è in onda, in diretta. Chiediamo scusa anche a lei. Allora, nessuno vuole essere colpevolista, nessuno vuole credere a nulla se non a quello che deciderà poi, decideranno gli inquirenti, la magistratura, va bene. Però dire, perdonatemi, che una è annegata in quel 3 centimetri d'acqua... Io no, perdonatemi, non posso far passare questo messaggio. Giovanni, dimmi tu cosa ne pensi. Sì, no, però, ora io ho seguito quello che diceva Massimo Lugli con attenzione ed ero d'accordo con lui fino a quando poi ha detto quella cosa che uno può annegare. Allora, si è dimenticato di raccontare nella narrazione dei fatti due elementi fondamentali. Uno, che questa ragazza l'hanno trovata... che aveva comunque dei colpi nel corpo che aveva in qualche modo subito, frutto probabilmente di una tentata difesa. E questo già ti implica il fatto che non può essere caduta da sola per un incidente nel canale. La seconda cosa è tutto il tema dei telefonini, perché io addirittura ritengo che ci sia un movente un po' più importante, magari passionale, e sia addirittura qualche cosa di premeditato. Perdonatemi, perché altrimenti non può intervenire una persona nel telefonino, nei social, togliere le foto, cioè non stanno insieme queste cose. Questa ragazza, ed è stato molto bello quello che ha raccontato l'avvocato, comunque ha un profilo molto importante, arriva subito alla bellezza, ma comunque è una ragazza laureata, intelligente, in gamba, cioè è veramente una donna fantastica, quindi c'è qualcosa addirittura di premeditato. Ecco, questo è quello che ritengo io. No, fra l'altro in una zona fatalità, guarda un po', dove nessuno vede, nessuno... Ecco, ritorniamo a quei non luoghi di cui parliamo, no? Ogni tanto, stiamo in mezzo... un campo aperto, io ci vorrei andare lì anche per capire le dinamiche, perché un conto vedere le immagini così, un conto poi è entrare, no, a pieno in questa storia, nelle dinamiche di quello che sembrava un incidente, ma se la procura adesso vuole vederci chiaro, probabilmente non crede né all'ipotesi dell'incidente e figuriamoci all'ipotesi del suicidio. È la procura che ha parlato di incidente, però attenzione, all'inizio, certo, ha chiesto l'archiviazione. All'inizio, però adesso stanno cambiando le cose. Non è che sia un'ipotesi proprio così fantastica. Io questo dico, teniamo sempre le ipotesi presenti. Certo, è cambiata dopo le indagini giustissime della difesa. Quello che voglio dire io è che questa certezza... Sì, ma quante volte archiviano... Scusami Massimo, ma quante volte archiviano? Guarda, io non voglio esprimere giudizi, però perdonatemi. Sarebbe la prima volta che archiviano un caso così per incidente? E se la famiglia e se gli avvocati non intervengono? E la storia parla di mille casi di cronaca. Poi si scopre tutt'altro?
Di donne che vengono fatte passare per quelle che si vogliono buttare giù da un balcone e poi scopriamo invece che qualcuno le voleva violentare. No, non so, Massimo, ti prego. Accade che si indaga per omicidio e poi si scopre che è un incidente. Voglio dire, io penso che la magistratura non sia ideologica. Ecco, se vogliamo dire che si ignora la possibilità che una donna venga uccisa, io non ci sto, perché perderei la figura verso gli organismi inquirenti, che è fondamentale nel mio lavoro, nella mia vita e nelle mie condizioni. Posso dire una cosa? Pure io ne vorrei dire una. Mi occupi di cronaca nera da sempre, perché sei una persona molto attenta alla cronaca nera. Io vorrei ribaltare il paradigma. Ma perché si deve partire dal suicidio e poi esserci la famiglia che indaga per andare a vedere che non è stato un suicidio, e non si deve partire da un tentato, da un omicidio, e poi capire se poi c'è stato un suicidio? Perché è odiosa questa situazione. Addirittura abbiamo avuto una donna, Alice, che inizialmente abbiamo detto, si diceva che si era data da fuoco da sola nel baule. Cioè, partiamo dall'omicidio e poi dopo che si è indagato seriamente per la famiglia, a quel punto se è un suicidio si dirà suicidio. Non il contrario, perdonatemi. Dico solo una battuta piccola. Io mi auguro che sia come dice Massimo, perché tutti vorremmo che non fosse nient'altro che un incidente, anche la madre. Il dramma è che dietro questi incidenti, molte volte, studiando, approfondendo, eccetera, c'è qualcosa di ben diverso che va denunciato. E non è contro la magistratura, ma anche la magistratura deve fare i conti con la realtà e i cittadini devono controllare l'operato della magistratura per potersi sempre fidare della legge. Luglie, se vuoi dire qualcosa? Sono perfettamente d'accordo anche con Giovanni, hai ragione. Non credo che questa ipotesi sia stata scartata inizialmente, cioè le indagini partono a tre... Come funziona? Prima si va sul posto, poi si formula un'ipotesi di reato, non è che si parte dicendo da incidente. No, Massimo, è stata scartata. Se non interveniva l'avvocatessa e la famiglia e la madre che sta piangendo in diretta in questo momento, ti assicuro che se non intervenivano loro, perdona l'avvocato, adesso fa lei il suo lavoro, io non voglio portarle via al posto, ma se non ci fossero stati loro a intervenire, avrebbero detto sì, è successo questo, va bene, chiudiamola così. O no? Dopo una serie puoi darmi torto su questo? No, io guarda, l'ipotesi del suicidio la trovo grottesca. Quindi scartiamo il suicidio. L'incidente lo trovo meno grottesco perché si indaga. Allora, che cosa abbiamo? C'è stata una persona in quella casa. Non posso credere, l'avvocato non ne può parlare, che non abbiano fatto il controllo dei tabulati telefonici, perché è la prima perché cosa in quella casa. Subito ma quella notte, attenzione, c'è stato un incidente sul primo telefonino. Tutto si è riaperto. Sì, no, ma i tabulati, fortunatamente è emerso un secondo telefono, Massimo. Scusami, attenzione. I tabulati li recuperi anche senza il cellulare. Ma invece no, in questo caso i tecnici hanno avuto dei seri problemi a rientrare nei contenuti del telefono. No, io adesso, sto parlando, qui c'è l'avvocato che può dirci se è vero o meno. Tecnicamente ti devo dare sulla voce perché... Allora, una cosa sono il contenuto dei telefonini che hai, una cosa sono i tabulati del telefono che si fanno tramite il gestore e che restano lì. Ma non possiamo sapere a prescindere se quell'eventualità è nel telefono se io dormo o è in un cloud. Perdonami. Della Parsi, dormo a casa tua. Il gestore telefonico mi localizzerà lì. È stato localizzato qualcuno in quell'appartamento? Domanda diretta all'avvocato. C'era qualcuno in casa di questa povera signora? O no? E perché questo si sa, non è molto complesso, è molto complesso perché lì c'è una cella telefonica che prende, ovviamente io non sono un perito, quindi cercherò di spiegarlo in maniera proprio essenziale, semplicissima. C'è un'unica cella telefonica che prende veramente una globalità infinita di luoghi, quindi le indagini sono veramente difficili da un punto di vista, diciamo, squisitamente informatico. Però la cosa che possiamo dire è che la famiglia ha sempre fortemente gridato non è stato un incidente. Quando siamo intervenuti nell'immediatezza dei fatti sulla scena che oggi forse chiameremo del crimine, abbiamo subito rilevato che il collocamento degli oggetti in determinati punti, tutti un po' allineati, oppure anche diciamo, la carenza di due guinzagli su sei. Ricordiamo che la povera Polina era un'addestratrice cinofila, quindi anche esperta, molto conosciuta nel suo settore e che, ripeto, sottolineo, voleva far sposare le due passioni della criminologia e del mondo cinofilo, addestramento cani molecolare e roba del genere. Quindi voglio dire...
un mondo piuttosto importante. Sì, ma sui tabulati telefonici è stato trovato qualcosa o no? Avvocato, scusi se io ci giro intorno, però... voi insistete, io purtroppo non posso sempre esprimermi sull'argomento, quindi vi prego di... io penso che... allora, l'avvocato non lo può dire. Qualcosa sicuramente è stato trovato, ci sono delle... adesso... Non per parla, fortuna, si vede dallo sguardo. Per fortuna stanno riaprendo... Allora, attenzione, però non è un segreto di Stato, No, non è ma c'è una riapertura. Voglio dire, queste cose si sanno, perché però, se cominciamo che una cosa si dice, una cosa non si dice, non si va da nessuna parte. La domanda è sì o no? Avvocato, se lei lo sa, lo dica, per favore, perché siamo qui, se no a parlare mi rendo conto, di nulla. Lo capisco. Se non c'è stato nessuno in quella casa, la storia cade. Non posso rappresentare tutti gli elementi di indagine, ci sono le indagini ancora aperte, le indagini sono delicatissime, quindi vogliate perdonarmi se non posso, parlare in assoluto, se non però, posso proprio dire tutto. Insomma, Massimo, poi se vogliono gli altri argomentare sulla... Come? Allora, non l'avvocato non può parlare. La procura non parla. Ci sono delle indagini che sono coperte. Possiamo suffragare... Sì, ma non è che la procura o l'avvocato deve parlare per forza, ragazzi. Noi stiamo accogliendo probabilmente la denuncia di questa madre. Come Massimo ha voluto suffragare l'ipotesi dell'incidente? Possiamo suffragare l'ipotesi che non è affatto così, certo, considerato certo, che c'è una riapertura delle indagini? Abbiamo anche allora, delle carte in mano. Dalla signora Alla, solo se ce la fa a parlare, se la sente... noi chiaramente abbiamo cercato anche di rappresentare un quadro investigativo in questo momento molto molto delicato, anche per fare chiarezza, verità su quello che è successo a sua figlia Polina. Che cosa possiamo fare noi? Attendere? Possiamo attendere, però mettere chiaramente, sottolineare, mettere sotto i riflettori un caso come tanti altri, Massimo, che noi abbiamo raccontato, che all'inizio era partito, archiviato, con un incidente. Signora Alla. Sì. Quindi ecco, il nostro aiuto, il nostro supporto. Eleonora ha parlato di questa vicenda, abbiamo parlato a lungo, all'inizio si è parlato di una tragica fatalità, di un incidente. Oggi si va avanti e si indaga per omicidio volontario. Non ha mai creduto al fatto che ci possa essere un incidente all'origine della morte di Polina. No. Mai. No, io non ho mai creduto, perché proprio il mio istinto mi diceva che dovevo cercare le risposte e tuttora stiamo cercando. Tu vuoi la verità sulla morte di tua figlia e vuoi che venga fatta chiarezza? Certamente penso che ogni mamma farebbe la stessa cosa, ogni padre farebbe la stessa cosa che sto facendo io, pur con tanta fatica, ma perché proprio mi fa crollare sentire tutto quello da capo e... Ma comunque io cerco la verità. Andrà avanti, Alla non si arrenderà fino a quando non saprà la verità su questa meravigliosa figlia. Grazie. Grazie a voi, grazie. Grazie.